Siamo tutti ben ritrovati su Undertale Xenoside. Non è una cosa molto felice da dire, lo so. Soprattutto dopo gli ultimi commenti del tipo: non vedo l'ora che vai da Sans così ti arriva uno sberlone ossuto. Oppure. Che? Ah, l'Esser Dog, da un po' che non lo trovavo. No, proprio non mi ricordo di averlo mai trovato nella scorsa cosa. Comunque. C'è addirittura fatto danno? Aspetta, ma lo scudo di Zelda? Aveva lo scudo di Zelda? Boh, magari ho visto male io. 13 left. 13 left. Detto anche inglese scorreggiuto, ma. Già bastava l'italiano, ma va bene. Andiamo avanti. Dobbiamo sterminare neanche qua, purtroppo. Andiamo qui. Ah, ok, sì. Vi ricordate la canna da pesca dove c'era il numero con la foto di un mostro, ma non è ben detto no, se no finire male. Per lui stavolta, non per me. Dunque, Sans, quando è che si vedrà l'umano? Voglio che sia. Cosa? Voglio essere come la mia migliore domenica, o almeno come il mio normale martedì. No, non hai solo un vestito? In effetti, non ha tutti i torti. Sì, ma devo pettinarmi i capelli. Oh, giusto, buona idea. Perché non guardi di là? Di là dove? Ah, credo se ne siano accorti. Se ne sono accorti troppo. Se ne sono. Stanno girando in tondo. Ok, sì, se ne sono accorti. Adesso. Sans! Oh mio Dio! Sono emozionatissimo. Cosa dovrei guardare? Dietro di te. Sì. Non quello. Oh mio Dio! Mi stai dicendo. Perché mi stai dicendo di guardare una roccia? Cosa c'è davanti alla roccia? Oh, cavolo! Non ho idea di cosa sia quello. Beh, non è una roccia. Non è una roccia? Ah, ma dal processo di eliminazione. Significa che sei un umano. Umano. Preparati per alti Jinx, per bassi G. Cosa vuol dire? Pericoli, puzzle, capers, japers. Cosa vuol dire? Non lo so. Essere catturato. E altre sorte di divertimento o attività. Un rinfresco sarà provveduto. Se vuoi. È scappato. Non hai battuto ciglio, eh? Sì, non ho battuto. E papiro selvatico fugge. Ma in che maniera è fuggito? Via. Scappato. Ah, c'è vero qua, se non sbaglio. Qualcosa si è mosso, era la mia immaginazione. Posso solo vedere cose che si muovono. Ehi, non stoppatevi tutto di un tratto. Chi c'è? Ho letto un po' in ritardo, eh? Mi dispiace. Ma è mio dovere farlo. È mio dovere. Doggo. Peccato. Ciò che deve essere fatto, deve essere fatto. Se fosse stata. Già una pace. Già una genocide pesante. Sì, classico. Nord ghiaccio, eh? Ovest ghiaccio, sud ghiaccio. Essa Snowdin e ghiaccio. Qua? Ciao, sono un uomo di neve, non posso muovermi. Viaggiatore, se potessi. Hai preso un pezzo di neve. Ok. Oh, ok, che stai facendo? Non ci sarà più niente di me tra poco. Cioè. Cosa è diventato? Stai portando troppi oggetti, ok. Mollo qualcosa, vediamo un po' cosa posso mollare. Stico ovviamente, tocco il pezzo di coso. Vediamo cosa ci dice adesso. Smettila, ti prego. Oh cavolo, un'inutile pila di neve. Ops, meglio nascondere il corpo. Non l'ho fatto apposta. Sto registrando. Ho per sbaglio ucciso un uomo di neve. Sei troppo pigro. No, sei pigro. Stavi dormendo tutta la notte. Credo si chiami dormire. Sì, stavi riposando tutta la notte. Scuse, scuse. Oh, Norman è arrivato. Per fermarti, mio fratello e io abbiamo creato qualche puzzle. Penso che troverai questo qua abbastanza scioccante. Per te c'è un invisibile. Beh, dovresti avere un grandissimo shock. Vedi, da dove vengo? È un'amata tradizione. Che cosa? Di soffrire attraverso orribili puzzle per nessuna ragione. Che tradizione è, scusa?
A snoodi si fa così. Dunque, torno indietro e, come non detto, ma perché non troviamo mai umani a cui piacciono i puzzle? Sì, in effetti, non hai tutti i torti. Mio fratello piacerebbe se tu avessi giocato. Sì, credo anch'io che gli sarebbe piaciuto. Ma purtroppo è la rotta sbagliata. L'ho già fatto una volta e qua andiamo avanti, non ci interessa giocare con le... Ah, qua c'erano i due, quelli lì che dopo vedrete, sempre se ce lo permettono. E qua sembra il buon vecchio Piede di Neve con una musica inquietantissima. Io stacco il volume, se no mi viene la depressione. Credo che a voi sia già venuta. Umano, spero tu sia pronto per... Sai, dov'è il puzzle? È proprio lì, per terra. Credimi, non c'è nessun modo per cui possa skipparlo. Ah, tutto qui. Ma che... non l'ha skippato? Gli sto dicendo, a tutti piace il cercaparole. In che senso? Oh cavolo, ma non posso lavorare in queste condizioni. Un cercaparole, senso. Dopotutto, ti piace cercaparole, vero? Beh, sì. Significa che non puoi essere così cattivo. Ah, ok. Una nota di papyrus. Umano, che ti piacciono questi spaghetti? Prima che tu lo sappia, questi spaghetti sono una trappola per intrappolarti. Disegnata per intrappolarti. Quando sarai impegnato a mangiarli, sì, capirai che non starai andando avanti. intrappolato di nuovo dal grande papyrus. Nye, virgola, papyrus. Grazie. 13 left di nuovo. Viva l'italiesco. Cosa vuol dire? Non lo so. Andiamo ancora avanti, qua c'è un altro, l'ennesimo spiazzo di neve. Non fa mai male uno spiazzo di neve, però. Ah, c'è una leva qui che però è stata sotterrata nelle liane, mi sembra. Sì, infatti in chi è? Ah, Ice Cap e Jerry. Jerry? Non l'ho mai trovato Jerry. Ma quell'altro l'ho shottato. Il wifi qui fa schifo. Beh, in effetti non hai tutti i torti. A casa mia fa decisamente schifo. Ah, è resistentissimo Jerry, eh? 7-7, oh. Dunque, che stai facendo? Sto cercando di ucciderti, Jerry, mi dispiace. Beh, puoi darmi uno strappo a casa? Non credo sia nelle condizioni di farlo. Io, non tu. Beh, dunque, che stai facendo? Sto cercando di ucciderti, Jerry, mi dispiace. Mi sento in colpa. Stavo dicendo, tanto che cerchiamo di ucciderlo, stavo dicendo, nella Genocide non fate nemmeno più i paddle perché... Uno, tutti scappano impauriti a te che sei un omicida maledetto. E due, perché che genocide sarebbe se dovessi fare anche i puzzle, se no, eh? E vabbè, ve lo dico intanto che sto cercando di ucciderlo. Mi dispiace, Jerry. Mi dispiace. Però ne ha di difesa sto tipo, eh? E sì, la genocide durerà molto poco, molto 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 poco, molto po molto meno rispetto alla pacifist. Oh, Jerry resta ancora in piedi e non molla. È un boss questo qua. È un boss. E siamo aumentati anche di logo. Visto? Mi è saltato il paddle. E adesso. Adesso ci sono i due. Hanno delle asce grandi quanto me. Cos'è questo odore? Se sei un odore, identificati. Sì, è una battutina. Io non la posso tradurre perché mi dispiace. Qua c'è quell'odore strano. Mi fa venire voglia di eliminare. Eliminare te. Ok? Perché così cattivi, scusate? Mica se gli ho fatto danno. Oh! Guardate che skill! Guardate che skill! Da fermo li schiva tutti! Tutti! Ah, sta ancora in piedi? Attenzione che qua passano con le accettate. Vogliono accettarmi nel senso cattivo della parola. Peccato. Peccato. Ti dispiezzo in due, ha scritto lei. Beh, adesso ho un buon motivo per farlo. Non sembra minimamente incavolata, però, eh? Guardate l'espressione. No, anzi. Ancora una volta. Oh, non è complicatissimo. Siamo riusciti a farlo senza prendere colpi. Posso definirla come no hit. Posso classificarla tra le no hit nella playlist. Dogami e Dogaressa, no hit, perfetto.
Ennesimo padre, saldato qui. Ah, sì, qua il puzzle complicato. Questo qua era complicato, mi ricordo, eh. Ma non dobbiamo farlo, per fortuna. Andiamo avanti, troveremo. Ehi, è l'umano. Ti piacerà questo puzzle? È stato fatto dal grande. Sei serio? Sense, aiuto! Sta camminando attraverso il mio puzzle. Ma dovrebbero lasciarmi spiegare almeno. Lasciarmi spiegare di che schifo. Invece mi trattano come se fossi nulla. Vabbè, in teoria, come se fossi nulla. Non è dettagliatissimo, ma. Beh, forse non gli piacciono i japes. Cosa sono i japes? Boh. A tutti piacciono i. Cosa sono? E Unden invece? Non odia i paddle? Già mi immagino che fai paddle. Odia i paddle. Mamma, i japes! Ha senso. Non so cosa siano, quindi. Umano, cosa pensi? Paddle o japes? Ok, questa nuovamente è la parte, vai avanti, dove tu approvi o disapprovi, e dipendendo dalla tua domanda, diciamo qualcosa di veramente stupefacente in risposta. Perché non te lo fai da solo il puzzle? Ecco, non so se è felice o incavolato. Basta, me ne vado. Si è rifiutato completamente di rispondermi. È uno scarabocchio illeggibile di una gallina. Ehi, i puzzle potrebbero essere divertenti se li provassi. Non hai tutti i torti neanche questa volta, Sense. Li conosco bene, conosco bene. Ok, carte cani che non c'è. Andiamo qua. 11 left. Dai che si va a 11. Qua invece. Tac. Qua c'è tutto lo scivolo attraverso dei tronchi fermi, così. E sopra avevamo anche una gallina di neve. Questa. Come va? Perché mi guardate così voi, scusate? Mi stai seguendo? Io ti sto seguendo. Sarà mica al contrario, no? Qua se mi ricordate bene, c'è la porta. È una porta, chissà perché. Ok, torniamo indietro. Eccoci qua. Oh. Qui c'era un mucchio di pale di neve per terra, però c'è ancora? C'è ancora? Ah sì, c'è ancora, per fortuna. Pensavo di no, ma per fortuna, nel senso buono, per fortuna che l'ho ritrovato. Ma nel senso cattivo è che dovrò. Sì. La musica non è decisamente appropriata. Sinceramente, un coso con un'armatura così gigante potrebbe spiazzarmi in due con una sberla, invece. Invece niente. Un po' qui. Attenzione che qui. Qua è complicato. Eh sì, complicato no. E mi dispiace. Mi dispiace. Ho dovuto farlo. Qua sembra ci sia la parte finale di Snowdin. Cioè della foresta di Snowdin, scusate. Ecco qui. Umano, dimmi. Dai. Questa è la tua ultima e più pericolosa sfida. Osserva il ponte del terrore mortale, qualcosa di simile. Quello che mi spaventa di più è il cane. Quello che dicono tutti. Quando dirò la parola si attiverà. Ah, quale parola? I cannoni spareranno, le lance swingeranno e le lame taglieranno. In poche parole. Qualsiasi parte si muoverà violentemente su e giù. Interessante. Tipo la mazza? Ne è solo una. Piccolissima chance di vittoria rimarrà. Ok. Sei pronto? Perché io sto per farlo. Sono pronto. Sono pronto, fallo. Qual è l'intoppo? Infatti, qual è l'intoppo? Intoppo? Qual è l'intoppo? Sto per attivarlo proprio adesso. Vedo. Non sembra molto attivato. Beh. Forse perché probabilmente lo attraverserebbe. Beh, sì, e non sarebbe divertente per niente. Dunque questa cosa umana sarebbe un bust. Non so cosa vuol dire bust. Penso un guastafeste o qualcosa di simile. Beh, intendo, sono eccitato di catturarlo. Che diventerò la guardia reale più famosa di tutte. Ma tutto il tempo trascorso in questo. Tutto il tempo che ho messo in questo puzzle. È come buttare via un party di compleanno. O almeno così penso che si traduca. Ma
Insomma, che ero sbagliato, eh? Senza le trappole del fuoco? Bel compleanno. Esatto. È un punto di non ritorno o qualcosa di simile. Non so se è un vicolo cieco. Forse tu sei troppo pigro a proposito di puzzle. Perché? Ah, è vero, ha senso, quindi non c'è niente da preoccuparsi. Io? A proposito di cosa? Veramente? Sì, è quello di cui sto parlando. Sei completamente sbagliato. Ho solo un'audio sbagliata. È un modo per prepararsi il... Pensa a quanto divertimento avrebbe Onda in qui. Sì. Fuoco, violenza, è proprio quello che gli piace. Beh, è una mazza. Sì, in effetti. Quindi non spiegherò questo puzzle per te. Devo solo apprezzare l'amico che ho già. È un modo per dire per fortuna. Fiu, infatti, non mi ricordo la parola, quindi scappo. Una lezione di vita no, valida. È scappato di nuovo. Sa, vengo a prenderti. Dimmi, Sens, cosa c'è? Cosa c'è? Dunque ci siamo. Dunque non necessitiamo del tuo aiuto per stare bene dopo tutto. Più o meno. Più o meno, dico, stavo pensando. Sembra che tu combatterai mio fratello molto presto. Beh, sì, in effetti hai ragione. Ma ecco qua un avvertimento amichevole. Se continui con questo modo, ti farò molto male. L'ho detto, sì. Avrei un brutto periodo, sono malissimo. Siamo tornati e abbiamo fatto fuori tutti. Mi sento malissimo. Snowdin è una città fantasma. Non c'è più un benvenuto a Snowdin. Entriamo. Niente di personale. Prenderò i soldi. Ma solo perché mi servono, non perché sono una cattiva persona. Anche perché non è che c'è la pulizia dell'underground. E qua non ho neanche spazio. Cavolo. Aspetta che esco un attimo. Butto via un po' di roba, eh. Cioè, cosa? Monster Candy, che tanto. Tanto chi le usa le Monster Candy? Io no, si rigenerano zero di vita. Prendiamo il guanto e la bandana con due N. Mal di bandana, non so. Ah, bandana maschile o qualcosa di simile, penso, eh. Che indossiamoli, che ci aumentano le statistiche, per esempio la manly bandana, non so come tradurla, e il guanto. Sembra guanto pesante o qualcosa di simile. Buttiamo via il coltello giocattolo e le bende, bandage, boh. Vabbè, andiamo. Prima determinazione. Ok, è stata una cosa da brutte persone fare un genocidio simile. Un superstite. Ehi. Tutti sono scappati e si sono nascosti da qualche parte. Cavolo, le ludi possono essere molto strane a volte. Non sanno che c'è Undyne a proteggerci? Fai bene a crederci ancora. Però Grilbis non è cambiata la musica, è sempre quella là, però è deserto. Aspetta, ma lì c'è una porta. Voglio vedere se si può entrare stavolta. Vediamo. C'è scritto tipo non puoi andare dall'uscita antincendio perché è fatta di fuoco o qualcosa di simile. Non so, non avevo voglia di leggere. Adesso andiamo avanti e dobbiamo fare qualcosa di... Ah no, libreria, libreria. Sì, la ghicchia, lo vedo, lo vedo. Purtroppo la ghicchia. O almeno come vedo io, eh. Magari sul computer, magari da voi un'altra roba. Ora. C'è qualcosa che non avrei mai voluto fare. Questo. Sì, Papyrus. È giunta l'ora. Alto, umano. Non ti consiglio di farlo. Ehi, smettila di muovermi quando ti sto parlando. Io, grande Papyrus, ho qualcosa da dirti. Prima sei abbastanza strano. Non solo non ti piacciono i puzzle, ma il modo in cui te ne vai da posto in posto, almeno qualcosa di simile. E il modo in cui le tue mani sono coperte di polvere. L'avete capito perché? Perché si sbriciolano i mostri quando li uccidi. Sembra che la tua vita stia andando in una strada molto pericolosa. Comunque, io, Papyrus, vedo un grande potenziale in te. Tutti possono essere una brava persona se ci provano. E io difficilmente devo provarci al massimo qualcosa di simile. Oh, la musica non aiuta. Papyrus scappa. Sì, smettila di muoverti.
Scappa, papà, Ero, scappa. Un consiglio tuo amico. Umano, penso che tu ti serva un po' di educazione, o almeno penso. Qualcuno che ti faccia rigare dritto, più o meno. Ma non preoccuparti, io, Papyrus, non ho letto... Laga. Poterò la tua vita su una diretta via. Qualcosa... Sì, avete capito ormai? Vedo che ti stai approcciando. Ti stai offrendo per un abbraccio? Wow, le mie lezioni funzionano già? Io, Papyrus, ti accolgo a braccia aperte. Non avresti mai dovuto farlo. Ok. Ti avevo avvertito, Papyrus. Ora, se ci tenete, chiudete il video. Se ci tenete a Papyrus, uscite. Non sarà piacevole quello che devo fare. È un dovere. Addio. Fa malissimo. Ma non è quello che mi aspettavo. Nemmeno io. Non potevo valere una morte rapida, almeno. Ma io credo ancora in te. Potevi solo fare un po' meglio. Anche se non lo pensi, io te lo prometto. No. Non questa volta. Purtroppo l'ho cominciata e ora devo finirla. Non so ancora come siete riusciti ad arrivare a questo punto dell'episodio, se siete ancora qui a guardare. Comunque... Sì. Credo che Mister L abbia appena avuto un infarto. Perché è come se lo avessi ucciso in pratica. Un sopravvissuto. Ehi, sei qui anche tu? Wow, lei è la migliore, vero? Quando cresco, quando divento grande voglio essere come lei. Ma non dirlo ai miei che sono qui, eh? Non lo dirò, tranquillo. Non so neanche se sono vivi. I suoi. 18 left. Ok, siamo alle Waterfall. Non lo farò, le farò al prossimo episodio. È stato veramente durissimo uccidere Papyrus. Ma credo sia la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Quindi, qua quelli che sono rimasti. Ciao a tutti e ci vediamo ai prossimi episodi delle prossime serie. Ciao a tutti.